Horizon 2020 oggi cosa vogliamo dire? Intanto ai nostri imprenditori che le opportunità ci sono ma spesso non vengono sfruttate. L'Unione Europea offre le possibilità, delle opportunità concrete che vanno raccolte, vanno utilizzate al meglio, fermo restando grosse responsabilità che rimangono in un'Unione Europea molto spesso distante dai bisogni del territorio e tuttavia quando ci sono risorse, come nel caso di specie per 78 miliardi di euro, che possono essere utilizzate da università per creare lavoro, occupazione, per inserire i giovani, donne e uomini nel mercato del lavoro, allora queste risorse noi abbiamo il dovere di utilizzare al meglio. Nello stesso tempo in cui diciamo questo dobbiamo ricordare che proprio in questi giorni sono stati previsti 70 miliardi di euro complessivamente per una serie di iniziative che debbono essere utilizzate proprio attraverso il programma Horizon. In verità sono 78 ed è uno strumento questo che dobbiamo utilizzare in maniera puntuale e concreta. In tutti questi anni ci siamo accorti insomma che c'è stato molto silenzio da parte della politica proprio sui progetti europei. Ciò significa che la Sicilia non ha bisogno di risorse o realmente non c'è quella preparazione che ci aspettiamo tutti per appunto preparare i nostri imprenditori a questa possibilità che permetterebbe di sconfiggere o casomai prendere quella bocca d'ossigeno che servirebbe. È mancata una vera e propria cultura progettuale, lo dimostra la circostanza che anche oggi scontiamo un ritardo enorme nell'utilizzo dei fondi strutturali, che sono altra cosa rispetto al programma Horizon 2020. Ancora ad oggi sono molte risorse per alcuni miliardi di euro non utilizzati nella programmazione 2007-2013, nello stesso tempo in cui altri 7 miliardi di euro sui fondi strutturali stanno per essere assegnati dall'Unione Europea alla Sicilia anche con riferimento alla nuova programmazione 2014-2020. Queste risorse possono essere integrate con i programmi Horizon 2020 per ricerca, innovazione, sfide sociali, applicazioni per la biotecnologia, sostegno per una città più pulita, valorizzazione aree culturali e siti archeologici. Noi dobbiamo fare in modo che i ritardi notevoli della regione non vi siano più per i fondi strutturali. Invece sui programmi Horizon 2020 la questione è nostra. Se abbiamo una capacità progettuale, se sappiamo fare i distretti, se sappiamo collegarci con altre realtà, creiamo quella cooperazione vincente portando ricchezza, prosperità e opportunità di lavoro per la sana imprenditoria. Onorevole, lei non pensa che c'è anche una carenza grossa di progettisti europei, in Sicilia in particolar modo? Le opportunità arrivano spesso però non abbiamo riferimenti importanti con cui parlarne. Voi da un lato alla politica ma dall'altra parte anche dal punto di vista privato e quindi progettisti pronti a realizzare quei progetti utili. Abbiamo l'esigenza di creare le condizioni migliori perché questi progetti possano essere elaborati, discussi, sostenuti e poi validati a livello di Commissione Europea. Però intanto devono esserci progetti. Non possiamo passare per quelli che non sanno fare i compiti a casa. Poi è chiaro che la delegazione parlamentare in Europa deve fare i passaggi necessari per sostenere l'incalzante volontà degli imprenditori di far bene anche in Europa. Però non possiamo, accanto ad un fallimento degli ultimi due governi, in particolare sui fondi strutturali, agganciare altre responsabilità che poi sono della classe imprenditoriale, delle università e degli stessi parlamentari che hanno l'obbligo di divulgare questa informazione. Oggi c'è tanta gente, ci sono molti imprenditori, ma ci sono amministratori, consiglieri comunali e c'è anche l'università, perché è centrale sul programma Horizon 2020 è l'università ed è oggi rappresentata adeguatamente con docenti, con direttori di dipartimento. È una svolta anche culturale, quella di utilizzare i fondi strutturali da una parte Regione Sicilia e i programmi Horizon 2020 o il programma COSME. È un nostro obiettivo, ma deve essere un obiettivo comune e condiviso anche dagli imprenditori. La novità di Horizon 2020 rispetto al settimo programma quadro unisce il mondo della ricerca al mondo imprenditoriale. Ovviamente si parla molto di imprese perché ci sarà uno strumento ad hoc proprio per le piccole e medie imprese che potranno sia presentare delle proposte progettuali che accedere a dei programmi diciamo di finanziamento, una sorta di microcredito che viene data da parte della Commissione Europea. Questi bandi sono direttamente promossi alla Commissione Europea o dovranno passare attraverso un ente pubblico locale siciliano, in questo caso, o nazionale? Nel caso di Horizon 2020 sono diretti, cioè si parla direttamente di impresa, commissione. Il gruppo di lavoro è formato da quante unità? Il nostro gruppo di lavoro è formato da, sono tutti progettisti, persone esperte nel settore che sono anche state valutatori in Commissione Europea. Noi in realtà
siamo tre. Perché c'è carenza in Sicilia di progettisti europei? Prima di tutto in Sicilia c'è un gap linguistico, nel senso che le persone non sono abituate a scrivere e leggere documenti direttamente in inglese. Qua stiamo parlando di progetti che vanno direttamente in commissione, la competizione è a 28 e di conseguenza le proposte vanno scritte nella lingua ufficiale. E poi è anche una questione di mentalità, nel senso che finora molto è stato fatto grazie ai programmi regionali, quindi grazie alla politica di coesione, oppure... Molto poco direi sia stato fatto. Molto poco nel caso della Sicilia, sì, ci sono regioni più virtuose. E poi i fondi nazionali, adesso in carenza di queste risorse ci si apre di più all'Unione Europea. Prossimo appuntamento per un bando che si potrebbe sfruttare qual è? Quali sono le scadenze? La prossima scadenza per Horizon 2020, in particolare per l'impresa, è marzo, però è impensabile cominciare a lavorare adesso. Quindi ce ne sarà un'altra più avanti? Sì, semestrale. La prossima sarà a giugno e poi ci sarà un'altra scadenza a settembre. Serve sostenere forse più che le industrie le piccole e medie imprese, perché quello è il tessuto economico che c'è in Sicilia, e questo lo si può fare a partire dall'utilizzo di fondi comunitari, che in realtà spesso non riusciamo a prendere perché a mio avviso c'è troppa improvvisazione. Io credo che quando a fine 2013 si iniziò a parlare del regolamento dell'utilizzo dei fondi Horizon 2020, c'era in Sicilia già una comunità attenta che di questo parlava da almeno un anno prima, e quella comunità si è messa a lavorare prima ancora che la comunità europea rendesse noti quegli strumenti. Per questo noi oggi siamo qui, per approfondirlo, facendolo con dei professionisti, proprio perché improvvisazione non se ne può più fare. Servono gli europrogettisti. In questa sede devo dire che loro saranno i protagonisti, perché sono quelli che devono spiegarci in effetti come noi della politica dobbiamo poi mettere assieme il mondo dell'università, il mondo delle imprese, il mondo degli enti locali, dove a centro però non possono che stare le imprese. Le imprese sono il volano e sono quelle che vanno sostenute. Mancano i progettisti, ma manca anche il pensiero politico serio verso l'Europa. Anche la regione siciliana è ancorata a vecchi sistemi. Sanno che ci sono diverse opportunità, ma c'è il silenzio più totale, cioè non si legge niente di propositivo da parte, insomma, della nostra amministrazione pubblica regionale attiva in questo senso. Purtroppo, al di là delle posizioni di ciascuno di noi, non si può che fotografare come in effetti siamo in un momento di totale paralisi. C'erano grandi aspettative verso l'utilizzo delle somme, ma verso peraltro un minimo di programmazione. In questi mesi al centro del dibattito è stata la questione delle province, sembrava che il lieto motivo, il filo conduttore dovesse essere quello della razionalizzazione dei costi, ma di fatto stiamo assistendo ad un proliferare di organi che sembrerebbero doversi attestare sulla soglia di 180.000 abitanti, facendo una proporzione tra il numero degli abitanti di Sicilia e i 180.000 abitanti di cui parla il governo. Credo che si arriverà a 30 liberi consorzi dei comuni con dei rimborsi spese a carico dei comuni, e quindi razionalizzazione ce n'è poca, e con quella poca altresì ce n'è di programmazione.